50 ore, di cui 250 ore di lezione teorica, 150 di PAD e altre 200 ore di ingegneria di computer per arrivare a 650 ore di stage che faremo presto, fortuna, in energia. Sono 60 ragazzi che partecipano quasi in maniera attiva e interessata e sicuramente, secondo le proiezioni, non nostre come amministrazione comunale, ma di Fortore Energia e non ultima di quella ditta che sta realizzando quella sottostazione Terna, che secondo informazioni, notizie loro, non nostre, lo torno a sottolineare, potrebbe sembrare una comunicazione che ci facciamo la bocca, non è affatto vero, nel 2011, a gennaio del 2011, sicuramente, se tutto andrà in porto, sul nostro territorio serviranno 500 lavoratori nel settore del fotovoltaico. Ce lo auguriamo. Ce l'auguriamo anche E un'altra cosa vorrei dire, per quanto riguarda il mercato, avete un'idea da dove portare il noi. mercato? Il Mercato mercato della zappa, quindicinale, il quindicinale, quindicinale. perché là l'assessore non si capisce niente, la potete chissà quante volte, è un Veramente caos quando... non è questa amministrazione che si sta ponendo il solito problema del mercato quindicinale, perché comunque è un problema di sempre. Io, se ricordo bene, sono stati fatti tanti ma tanti sperimentazioni. Io ricordo una sperimentazione fu fatta su Via Roma, la parte alta, cioè praticamente alle spalle qua. L'altra sperimentazione via dei Rubeis, l'altra sperimentazione giù, io ritengo che l'unica vera soluzione di quel mercato quindicinale, e ci stiamo pensando seriamente, però ancora non arriviamo a una conclusione definitiva, quello di spostarlo definitivamente nella nuova zona della 167, tra via Giuseppe Di Vittorio e tutto Aldo Moro, in modo tale, cioè praticamente il grosso dove sta l'ultimo sabato del mese, però prendendo anche via Giuseppe Di Vittorio e l'ex campo sportivo. Ma non è, stiamo ancora, tant'è vero che vorremmo partire con una sorta di questionario per chiedere anche alla collettività che cosa ne pensa. Posso? Prego. Senti, volevo chiedere, per quanto riguarda il quadro di schema, visto che abbiamo parlato di e che già nei vari si era deciso di partire anche con i ragazzi portatori di handicap, quando partirà questo tipo di progetto dove sono inseriti anche i nostri ragazzi? Io mi vergogno di dirlo sinceramente, perché siccome ho dato più di una volta delle date, ma non per colpa mia, ma purtroppo non si ha, no, no, lo voglio dire, perché siccome è da tempo che ce le diciamo queste cose, e quindi ecco perché voglio sottolineare questa benedetta questione. Noi siamo stati, quando dico noi, parlo del segretario che è il RUP del progetto con l'Enti Spiriti. RUP significa responsabile unico del procedimento. Non lo dico giusto per qualcuno non addetto ai lavori. Alla segreteria dell'assessore regionale alle politiche giovanili, che ci hanno convocato perché noi eravamo pronti per partire, ma purtroppo, guardando le carte, il comune di Torre Maggiore non aveva l'agibilità dei locali dove dovevano ospitare le loro botteghe. Siccome questo è un progetto intercomunale, non può partire Troia in maniera autonoma e aspettare dopo Torre Maggiore quando potrebbe partire. Purtroppo dobbiamo partire tutte e tre insieme. Adesso pare che abbiamo risolto anche il problema di Torre Maggiore, in quanto hanno trovato altri locali per ospitare in maniera provvisoria e momentanea le loro botteghe. Il 15 verranno, lo dicevo prima, verranno i funzionari della Regione Puglia a fare un sopralluogo, non tanto ai nostri locali, perché l'hanno già visti un anno fa. Noi a Troia eravamo pronti già il 24 maggio del 2009, tant'è vero che abbiamo fatto l'inaugurazione, se vi ricordate. Purtroppo, Torre Maggiore, solo il 15, e me lo auguro che sarà la data prevista, dopo il sopralluogo sarà
pronta, Ascoli è anche pronta, se riusciamo a chiudere questo benedetto triangolo, io avevo detto il 1° luglio partiremo con l'apertura del... L'apertura, però sì. Se fatto il 1° luglio i ragazzi non ci sono, perché chi... è una proposta, non si può partire per esempio dal 1° settembre, quando i nostri ragazzi sono tutti presenti. Io parlo egoisticamente... tanto ormai mi conosci. Sì, lo so, fai bene. Dunque, noi adesso, io dico, quando parlo di noi, dico le tre amministrazioni, vogliamo partire perché ci siamo stancati di dire domani. Se riusciamo a partire il 1° luglio, partiremo il 1° luglio, significa che comunque alla fine faremo meno in quei 2 mesi, luglio e agosto, e ci riserveremo qualcosa di più sostanziale, di più importante per i mesi più importanti e più pieni, cioè settembre, ottobre, i mesi invernali, per capirci, che sono quelli più importanti per voi. È chiaro che non l'ho detto, però era sottinteso, il progetto Bollenti Spiriti per nostra scelta l'abbiamo aperto anche diversamente. E nello specifico, visto che parte il 1° luglio, cosa avete pensato per parenti e per i disabili? Come attività? Dunque, noi pensiamo... Parlo di disabili e non disagiati. Parlo di disabili. Sì, disabili. Noi pensiamo di non fare delle attività esclusivamente per i diversamente abili. Noi pensiamo di fare delle attività anche rivolte ai diversamente abili, perché solo così c'è la vera integrazione sociale, perché se andiamo a fare il famoso laboratorio ghetto non abbiamo risolto il problema, ad eccezione di particolari esigenze dove abbiamo visto in maniera sperimentale anche gli altri anni, dove magari dobbiamo pensare a fare invece di musica, musicoterapia. Lì il discorso è diverso e abbiamo anche pensato di fare un piccolo segmento di musicoterapia, come adesso ve la do anche in anticipazione, ho fatto una richiesta al centro ippico di Montaratro, a Mauro Romano, di un corso estivo o settembrino, che forse sarà meglio, di ippoterapia. Visto che le attività estive i nostri ragazzi non possono partecipare perché non ci sono più, questo sarebbe... No, ma adesso ci saranno in tutto. Ci saranno in tutto all'interno della piscina, anche per la piscina. Per la piscina estiva. Infatti, perché lei prima parlava di piscina per ragazzi, volevo capire che tipo di ragazzi sono, perché poi c'erano le cure termali per gli anziani, sì. Così. E poi un'altra postilla, anzi due. La prima è i progetti per i disabili, normalmente vengono fatti non soltanto per i ragazzi, quindi il fatto dell'integrazione è una cosa piuttosto risaputa, che vuole dire se uno fa un progetto per un disabile prevede un progetto un po' più ampio, proprio perché l'integrazione è la base di qualsiasi progetto per disabili, per cui vuol dire quando si parla di ragazzi non dotati è... diciamo quasi abbastanza sottinteso quello che diceva prima. E poi l'altra cosa che mi permette, restando che mi colpisce molto il fatto di tutte queste attività che sono molto positive, io noto però, se mi permette, un certo sbilanciamento verso le politiche giovanili, perché il teatro, bellissimo, anche perché se manca l'educazione e la cultura, siamo praticamente, possiamo anche andare via. Però mi chiedevo, visto che lei è assessore, quindi anche le politiche sociali, appunto per i disabili, perché per le piscine per ragazzi, io le parlo perché mi è interessata, avrei piacere che mio fratello potesse partecipare. Allora mi chiedo, ci sono le cure termali per gli anziani, le piscine per ragazzi, oltre a volere gli spiriti per i disabili, cosa c'è all'impresa? Dunque, noi abbiamo tentato di fare diverse attività per i disabili. Prima avevamo diversi progetti nell'ambito del servizio civile. A Troia ci siamo inventati il servizio civico. Cioè nel senso... Infatti anche rispetto a questo, per esempio, dico un problema un po' concreto che sto già adesso. La signora Anna si chiama?
che termina il servizio civile, civico. Il oggi è l'ultimo giorno. Oggi è l'ultimo giorno. Il fatto di non sapere.